Galleria Voci, i sogni diventano realtà. La Galleria Voci la trovi su Corso Progresso 41, Catanzaro Lido. Ti aspettiamo! Sono stati presentati questa mattina nella sala conferenze della Camera di Commercio i risultati di Itaca, il progetto portato avanti da Confindustria e dall'ente camerale catanzarese. Itaca è un progetto finalizzato a diffondere e stimolare il contratto di rete in Calabria. Nella provincia di Catanzaro ne sono nati ben tre. Vediamo di che cosa si tratta e che cosa sono attraverso le parole del commercialista Enrico Mazza, esperto di contratti di rete di Confindustria, e del presidente della Camera di Commercio Paolo Abramo. Il contratto di rete è uno strumento che ci ha regalato il nostro legislatore nazionale oramai da un quinquennio, magari poco conosciuto e poco utilizzato dalle nostre parti. Stamattina, a chiusura del progetto Itaca, un progetto finanziato a Confindustria Catanzaro e a Camera di Commercio Catanzaro, stiamo presentando i risultati di questo progetto, ma in calce anche tre contratti di rete. Uno, quello di Itaca, che è il contratto di rete tra imprenditori a livello regionale nel settore legno, arredo e artigianato. Ne abbiamo un altro invece, che è Italonet, che è un contratto di rete tra quattro società che si mettono insieme per sviluppare ancor di più l'aspetto della innovazione tecnologica ed internazionalizzazione. Ed infine abbiamo un terzo contratto di rete che rappresenta forse una chicca, anche perché è unico a livello nazionale, in quanto è un contratto di rete che viene fatto tra enti no profit, quindi siamo nel sociale. Questo ci fa capire che anche gli enti no profit possono utilizzare uno strumento che si presenta agile, snello, e dove in un periodo di crisi forse gli imprenditori hanno, come dire, necessità di utilizzare questo strumento. Quali sono i benefici proprio appunto che gli imprenditori possono trarre da questo contratto di rete? Intanto il raggiungimento di obiettivi che singolarmente difficilmente questi imprenditori potrebbero raggiungere. È chiaro che l'unione fa la forza, il mettersi insieme, il condividere le forniture, le risorse umane, i contatti e quant'altro ha solo vantaggi. A questo aggiungiamo sicuramente anche dei vantaggi in termini di finanza agevolata, perché l'aggregarsi sotto forma di contratto di rete dà premialità per i finanziamenti europei, nazionali, regionali. Non da ultimo anche una fiscalità di vantaggio, perché nel 2011 e nel 2012 il nostro legislatore fiscale ha concesso alle imprese che si sono costituite con contratto di rete una defiscalizzazione, per cui vantaggi anche di tipo fiscale. Per il 2013 ancora queste risorse noi non le abbiamo, attendiamo che il nuovo governo possa prendere provvedimenti anche in tal senso. Si tratta di uno salto culturale nel mondo dell'impresa e anche nella testa degli imprenditori. Tanti altri colleghi ho avuto modo di dire che gli imprenditori ormai, attraverso questa straordinaria crisi, hanno compreso la motivazione che deve doverosamente spingerli a mettersi assieme. E poi anche per un altro motivo, è una strategia un po' articolata che vede gli imprenditori primi attori in un sistema associativo e consociativo per avere una maggiore possibilità di investimento nelle nostre piccole aziende, cosa che non sarebbe e non è ipotizzabile a livello né organizzativo né finanziario fare diversamente. Quindi un salto di qualità sul piano culturale dell'organizzazione, della gestione dell'impresa che viene promossa come capofila da Confindustria, chiaramente con l'accompagnamento strategico del sistema camerale per questa regione e che in questa provincia ha individuato un settore che è quello del legno arredo per iniziare, chiarisco, quindi non è un progetto la cui finalità si chiude, i risultati si chiudono e si presentano oggi, ma è una scia che abbiamo voluto tracciare nell'intento di far entrare sempre in questa scia gli altri settori e gli altri imprenditori che non hanno avuto la possibilità di aderire perché chiaramente il progetto permetteva solamente di seguire uno dei tanti settori importanti a livello provinciale.